Al centro sportivo Giorgio Ghezzi di Cesenatico si sfidano due squadre lanciatissime verso il sogno del salto di promozione. Il Granata, seconda della classe, riceve un Sant'Ermite lanciatissimo in classifica che ha conosciuto il primo pari stagione proprio nel precedente turno. Prova di maturità per il Granata che dopo 3 anni di permanenza in prima categoria ha il match point da giocarsi davanti al pubblico amico, ma la band di Cantoni merita un applauso a parte per quanto di buono mostrato in questa stagione e anche nelle precedenti. I verdi del presidente Martino, arricchiti dalla presenza in tribuna della loro mascotte, sono autori di un grande girone di ritorno, un solo stop, quello contro la prima della classe Gatteo, ma per il resto cammino da incorniciare. Saluti in riva a mare con tanto di cartolina ben augurante del Granata e saluto di approvazione anche dell'amico Andrea. Calcio d'avvio affidato a Sant'Ermite che accende subito la partita al minuto 11 quando la punizione di Castiglioni alla battuta arriva Luca Zabattini murato in corner della retroguardia di casa. La replica del Granata con questa sventola di fiori con risposta di Bandi. Ancora Granata sugli scudi, da traversone arriva l'incornata di Limoni fuori di un nulla con il numero 7 che si lamenta per una trattenuta in area di rigore. Giunchi a centrocampo smista per Babino, il cui tiro dalla distanza prende uno strano giro spegnendosi di poco alto, ma il gol è nell'aria. Giunchi lancia in profondità Mancini che si beve in velocità Zabattini e Fini, trovando l'angolo vincente alla sinistra dell'estremo Bandi. 1-0 per il Granata con tanto di gioia finale a cura del numero 11 classe 1998. Quando il Granata pensa di poterla gestire a suo piacimento, evidentemente non aveva fatto i conti con l'immediata reazione di Sant'Ermite, che si dimostra signora squadra quando un innocuo lancio di Tosi, servito da Bucai, si tramuta in oro per Luca Zabattini, che distinto pure in girata batte Oreste, trovando il gol del pareggio. La difesa del Granata in questo caso non è solo da colpa, il giocatore è lasciato colpevolmente solo in una posizione perfetta per battere l'estremo di casa. Giunchi a questo punto viene chiamato al tiro, ma la palla si perde alta. Primo tempo che si chiude con questa punizione di Boni non raccolta dai compagni di squadra. Squadra a riposo sull'1-1. Indicazioni da parte di Pazzina, un proprio giocatore pronto a subentrare nella ripresa. Solito Torelli invece per quanto riguarda i giocatori della panchina del Granata. Ripresa che vede il Granata però colpito a freddo. Grande penetrazione di Contadini che segue un cost to cost invidiabile fino alla chiusura di Oreste. Sulla ribattuta arriva il tapin vincente con un piatto preciso angolato ad opera di Bucai. 2-1 e sorpasso compiuto tra le braccia dei compagni di squadra. Meritato davvero l'accoglienza da parte dei giocatori per il numero 10, protagonista tra i migliori del match. I nervi a questo punto saltano, Oreste stende così al di fuori dell'area di rigore Belloni, rimediando il cartellino giallo. Della conseguente punizione se ne incarica Zabattini, spedendo il pallone tra le braccia del portiere. Arrivano altri due timidi tentativi deboli per la verità per i verdi a cura di Vucai e Ciccarelli. Lo stesso Ciccarelli è protagonista con un traversone sventato dall'ottimo Oreste. Il Granata si sveglia dall'incubo e fa le prove del gol. Mancini porta a spasso avversari, campo incolli il pallone ai propri piedi prima di scaricare la sfera sul fondo, ma poco dopo è d'applausi quando il suo tiro a giro indirizzato nel set assist di Vandi chiama quest'ultimo a grande intervento. Replay meritato per ambedue i protagonisti. Granata che cerca il bersaglio da calcio piazzato ma nulla da fare e in contropiedi Sant'Ermite punisce. Apertura di Gentile per Vucai, assist in corsa del numero 10 per lo smarcato Belloni che da due passi di testa infila Oreste portando i verdi sul 3-1. Esultanze in stile CR7 per il numero 15. Poco dopo la gara si ferma per 5 minuti, l'entrata di Ciccarelli su Maestria e da brividi, parastinco spaccato al numero 8 e dolore infernale per il giocatore del Granata costretto ad uscire. Per Ciccarelli scatta il giallo. Cantoni si lamenta con il direttore di gara spiegando le sue motivazioni ma verrà allontanato anzitempo dal terreno di gioco e quando si torna a giocare Bandi frana così ingenuamente su Battistini. Calcio di rigore netto per il direttore di gara. Dagli 11 metri si presenta Mancini che porta il Granata sul 3-2. Finale incandescente, azione da una parte e dall'altra, il colpo di testa di Battistini attraversa l'area di rigore senza ricevere nessuna deviazione vincente, mentre sul versante opposto Belloni, approfittando di un rimpallo favorevole davanti ad Oreste, non riesce ad eseguire la soluzione più semplice, quella del pallonetto, ma con questa azione termina una gara molto avvincente che lancia il Sant'Ermite al terzo posto in classifica, meno uno proprio da Granata, agganciando così in gradatoria il Riccione che riceverà tra le mura amiche nell'ultimo turno di campionato. Per il Granata un passo falso che certamente non rovina quanto di buono fatto vedere in questa stagione. Il futuro è dalla loro parte.